Licenziati e abbandonati da tutti, la rabbia degli ex operai della Novo Legno che dopo un anno di promesse e illusioni si sono ritrovati questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento di Arcella per un simbolico presidio di protesta. Noi praticamente qui stamattina ci siamo riuniti proprio per fare un po' il punto della situazione, perché chiaramente il 15 maggio siamo stati licenziati, sono passati 7 mesi e ci ritroviamo ancora qui da soli, senza lavori, abbandonati per l'ennesima volta. Lo stabilimento, come vedete, sta ancora qui, non si è fatta nessuna riconversione di cui tanto si è parlato e quindi a noi non ci sta in questo momento pensando proprio nessuno, né la politica, diciamo, locale, né, diciamo, nemmeno la parte sindacale, pure loro si sono dimenticati di noi. E quindi noi vorremmo praticamente riportare l'attenzione su questa vicenda, su questa vertenza, perché alla fine in questo momento ci troviamo in disoccupazione, però come sappiamo ben tutti non è eterna. E quindi noi vogliamo che qualcuno nuovamente riporti, come dire, maggiore interesse su questa nostra situazione. Avete paura comunque di finire in un baratro? Esattamente, esattamente, perché poi questa situazione, come dire, questa emergenza sanitaria del Covid ci ha penalizzato ancora di più, perché noi stavamo in una fase di contrattazione, si stava cercando di arrivare al MISE per discutere appunto della nostra vertenza a livello nazionale, però poi il Covid ci ha bloccati. Come tutti sappiamo, il Covid è ancora qui tra noi, non possiamo manifestare. Stamattina abbiamo deciso solo in pochi di venire qua davanti proprio per attenerci, diciamo, a tutte le norme di sicurezza, però sicuramente la salute è alla base di tutto, però penso che anche una dignità lavorativa, credo che anche quella sia importantissima. Voi non mollate, cosa chiedete? Noi non molliamo, noi vogliamo essere ricollocati, noi vogliamo lavorare, non vogliamo assistenzialismo, questa è una cosa che non abbiamo mai voluto in nessun momento, quindi chiediamo l'aiuto di tutti per cercare di riaprire di nuovo questa vertenza e non solo, diciamo, ai fantoni in quanto continuano ad avere questo stabilimento fermo qui, ma anche a tutti, diciamo, gli organi istituzionali, non so, locali ma anche regionali, perché loro comunque hanno dei poteri non indifferenti, possono aiutarci se solo lo volessero veramente, ci possono aiutare.